Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo mio nuovo video, un saluto da DJ Doggy. Siamo qui, ritornati su Brawl Stars. Quest'oggi ragazzi andremo a raggiungere per la primissima volta sul mio profilo i 1000 trofei. E sì, ho già Brock. Anche se non ho raggiunto i 1000 trofei, ho già Brock. Se volete scoprire perché ho già Brock, nonostante non abbia mai raggiunto i 1000 trofei, vi lascio il link qui in alto a destra nelle schede, appunto perché già ci ho fatto un video su questa questione e no, non sono un hacker. Se andate a vedere quel video capite meglio il tutto, andatelo a vedere. Per chi invece ha già visto quel video e quindi sta continuando a vedere questo, come sapete appunto ho sia già Brock che Dynamite, nonostante io appunto non abbia mai raggiunto né le 1000 coppe né le 2000 coppe, insomma, perché Dynamite mi sembra si sblocchi a 2000 coppe. Eccolo qui, infatti. E io appunto non ho mai raggiunto nessuno di questi trofei. Ecco, come potete vedere sono tra l'altro nel mio attuale record, ovvero 992. Quindi ci mancano una o due partite appunto al raggiungimento dei 1000 trofei, sempre se andiamo in positivo con le partite. E quest'oggi siamo qui per scoprire cosa succede una volta che arriviamo a 1000 trofei, dato che noi già abbiamo Brock. Cosa accadrà una volta che noi appunto raggiungiamo questi 1000 trofei? Lo scopriremo oggi. E non appena raggiungiamo i 1000 trofei, dato che abbiamo già il brawler che si doveva sbloccare a 1000 trofei, ne andiamo a sbloccare uno per conto nostro. Infatti andremo a sbloccare Leon. Ho già caricato le gemme, quindi ce lo possiamo andare a prendere, ma appunto solo dopo aver raggiunto i 1000 trofei, appunto come premio che avremmo dovuto ricevere, non possiamo riceverlo e quindi ce lo andiamo a creare noi, tra virgolette. Spero che l'idea vi piaccia, andremo anche a aprire la mega cassa perché mi sono fatti i conti ed ovviamente risparmiamo, cioè ci rimangono delle gemme che possiamo utilizzare per aprire questa offerta speciale con la mega cassa. Quindi super premi per i 1000 trofei. E niente, io direi di andare appunto a prenderci queste coppe che mancano con Nita. Utilizziamo Nita, va con l'orsacchiotto di Natale. Però ci andiamo a fare questa partita qui. Sopravvivenza a lande aride. Vediamo se riusciamo a fare. Nita in realtà non lo so utilizzare più di tanto. Però l'ho potenziato pochi giorni fa. È ancora bassetto di coppe e quindi possiamo farlo alzare un attimino. Non c'ha tantissimo di danno, non c'ha tantissimo di danno, però possiamo comunque portarci a casa qualche coppa, quella che serve, quelle che servono per appunto sbloccare, in questo caso Leon, o comunque arrivare alle 1000 coppe. No, scappa, scappa, e quello lì ci attacca da lontano, non è il massimo, tra l'altro un Tara ha ucciso un Leon. Ci facciamo, no, questo qui ci ha visto, mi sa. Sì, ci ha visto. Aia. Mamma mia, raga, ci leva tantissimo. Scappa, scappa. La vedo molto male questa situazione, ragazzi. Non l'ho colpito. Molto male. Lì sotto ci dovrebbe essere tipo Pam. Perché ho visto i colpi di Pam. Può essere? Questo ci ha preso di mira. Scappiamo. Ok, ragazzi, siamo scappati fino ad ora, ma adesso non possiamo più scappare. In mezzo a queste foglie ci sarà sicuramente qualcuno. Oddio, lì c'è un El Primo. Ok, nascondiamoci qui, tanto quello ci ha visto. E il primo non ci ha visto. Ok, c'è un drink qui. Non l'ho mai provata questa modalità, vediamo cosa succede. Cioè, mi potenzio tipo. Madonna. Cioè, diventi potentissimo. Allora, No, non ci facciamo prendere da... ha usato il potere, Tara. Io volevo solo colpirla un po' per provare a sbloccare il prima possibile la mia super mossa. Quel Brock rimane fregato, mi sa, Quel Brock rimane fregato, l'ho detto. Ok. Non posso... Ok. Aiutami, orsacchiotto! Sì! No, come sconfitta? Come? Cosa è successo? Ho visto che l'ho killato. Tra l'altro abbiamo vinto 7 coppe. Siamo ad una. Siete d'accordo con me che vogliamo rivedere il replay? Siete d'accordo con me? Andiamo a rivedere un attimo il replay. Non ho capito bene cosa è successo. Come replay disattivati? Perché replay disattivati? Vabbè, io adesso non potrò scoprire cosa è successo. In fase di montaggio vi farò vedere il replay ed effettivamente capire cosa è successo. Vabbè, raga, in realtà adesso a noi ci basta semplicemente arrivare tipo tra i primi 6, tra i primi 5. Quindi fare una coppa in realtà è facile.
Quindi non disperiamoci, però porca miseria, che sfortuna. Ce l'eravamo giocati veramente molto bene. No, scappa, a questo punto scappa. Giochiamocela più tranquilla possibile, ragazzi, e tanto ci basta poco per sbloccare Leon. Cioè, ci basta una coppa. A me, sinceramente, non interessa adesso di vincere. Ecco, anche perché sto Colt ci ha preso un attimino di mira. No, ok, se n'è andato. Per fortuna se n'è andato. Ok. Ok, ragazzi, questo Beryl non sa che io sono qui. O forse sì. Sì, forse sì. No, 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 forse no. Non lo so. I raga, mi sono nascosto perché qui vicino c'avevo Pam e Bull. Non volevo buttarmi. No, ci ha visto. Ma ci ha fatto anche fuori. Sì, no! L'avevo ricolpito, gli ho tolto pochissimo. Raga, mi ero nascosto perché c'era Pam e Bull da una parte e questo dall'altra. Ho detto, ok, non ho gemme, mi nascondo. Però tre coppe, la cosa importante è che siamo riusciti a portarci a casa questi 1000 trofei. Adesso sono troppo curioso di sapere cosa succede. Cioè, cosa succede adesso che noi abbiamo già Brock? Ok. Prendi, sblocca Brock. Possiedi già Brock, quindi riceverai il premio alternativo. Una cassa Brawl, seriamente? Seriamente? Cioè, una cassettina del genere al posto di un brawler che avrei dovuto sbloccare. Ma almeno dammi una cassa un po' più grande. Che tristezza, ragazzi. È una tristezza infinita. Raga, ve lo dico qui. Se raggiungiamo i 5000 like, quando andremo a raggiungere i 1100 trofei, farò anche un box opening di non so quante gemme, ma ne andremo a aprire un bel po'. Mi raccomando, quindi raggiungiamo i 5000 like. Comunque, raga, dopo questa delusione, tiriamoci un po' sul morale andandoci a prendere Leon. Nostro carissimo Leon. Leon lancia delle lame contro i suoi avversari e può diventare invisibile per un breve periodo dopo aver attivato un fumogeno con la sua super mossa, ovviamente. Andiamoci anche ad aprire appunto questa mega cassa come offertona speciale, quasi al 50% di offerta, con 279 monete. Nita, ok. Dynamite, molto bene. Penny, ok, va bene, ci sta. E il primo anche, sono contento. Subito 50 punti energia per Leon, possiamo subito potenziarlo. E 6 biglietti degli eventi, 200 raddoppia gettoni e 3 gemme, raga. Che cassa, che cassa. Tanta roba, ragazzi. Tanta roba, sono contentissimo. Ci ha tolto un po' quell'amaro in bocca della prima partita che non ho ancora capito come abbiamo fatto a perdere. Tra l'altro, ragazzi, vedete quelle casse che sto appunto raggruppando in basso a sinistra tra quelle gratuite. Sto cercando di raggrupparne il più possibile per fare un mega chest opening, box opening, chiamatelo come al solito, come volete, appunto gratuito. Comunque, io detto questo, andrei a provare in una semplice landa dei pericoli. Anzi no, forse Leon anche in questa mappa può giocare bene. Proviamo per la prima volta insieme Leon e vediamo cosa riusciamo a combinare. Raga, se vi dico che è un minuto buono che sto aspettando, non dico bugie, non mi sta facendo entrare in partita. Molto male. Beh, vediamo se adesso mi entra. Oh, alleluia. Prima, raga, evidentemente si era bloccato, non so, aveva avuto dei problemi. Allora, raga, Leon in realtà non l'ho mai usato e non so neanche come si utilizzi. Cioè, nel senso, non so se pushare, se mi conviene pushare, rimanere lontano. Insomma, datemi dei consigli su Leon perché non ne ho la più pallida idea. Non so neanche se alla fine è ottimo come personaggio per quanto riguarda la... aia, la sopravvivenza, Non so se è buono per la sopravvivenza. Ai, scappa. Anche qui a sinistra ci dovrebbe essere un brawler nascosto. Ok, Brock, che ce lo siamo fatto. Meno male che era Brock, perché fosse stato il primo Frank o un tank, comunque ci avrebbe fatto molto male. Ok, ok, per adesso sto capendo. Per adesso sto capendo. C'è un Frank, ragazzi, dobbiamo stare molto attenti. Raga, c'è un Frank, dobbiamo stare decisamente attenti. Sta recuperando la vita. Allontaniamoci. No, ci ha preso. Ci ha preso. No, 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 no. Niente invisibile. Mamma mia. Ok. No. Mamma mia, raga, siamo invisibili. Ok, recuperiamo la vita. Tanta roba, ragazzi, questo potere di Leon, No, là c'è il primo. Direi di non andare contro il primo. Aia, lì c'è anche un mortaio. Mannaggia. Stavo... No, raga, sono morto. Stavo in mezzo. Nita lì mi avrebbe pushato.
Però teoricamente dovremmo aver vinto qualche trofeo, essendo la prima partita di Leon. Sta a zero. Vabbè, 5 coppe, raga. Devo ancora capire bene come usarlo, però sembra molto molto forte. Soprattutto il potere dell'invisibilità, in realtà in sopravvivenza può essere molto utile, però forse anche molto più utile in altre modalità. Lasciate appunto 5.000 mi piace per andare a fare un altro box opening, raggiunti i 1.100 trofei. Iscrivetevi al canale se ancora non siete fatto. Andate a vedere tutti gli altri video che ho fatto di Brawl Stars se ve li foste persi. Ne sto pubblicando circa 2 a settimana, quindi insomma andatevi a recuperare. E niente, per me è tutto. Noi ci troviamo dopo il live su Twitch o domani in un prossimo qui sul mio canale. Ciao ragazzi.